Sono a Shenzhen in uno shop di Vivo perché vi voglio parlare di questo nuovo smartphone da gioco. Si chiama IQ Neo 855 ed è il terzo modello di smartphone IQ dedicati ai giocatori di Vivo che sono stati presentati nell'arco di 3 mesi. Il primo è l'IQ Pro con Snapdragon 855 Plus, il modello top di gamma. Poi c'è stato un modello IQ Neo economico con Snapdragon 845 e adesso questo Neo 855 che monta un processore Snapdragon omonimo. È un refresh del precedente modello Neo con un design praticamente identico, una nuova piattaforma hardware e con l'aggiunta di una tecnologia di fast charge da 33 watt che permette di avere una ricarica rapida del 30% più veloce. Partiamo però come al solito dal display che ha una diagonale di 6,38 pollici con un pannello Super AMOLED, risoluzione Full HD Plus di 2340x1080 pixel e quindi con un rapporto di forma abbastanza consueto comune di 19:5:9. E poi avrete notato che le cornici sono veramente sottili sulla sinistra e sulla destra e abbastanza contenuta anche la cornice in alto perché hanno utilizzato un notch a goccia per alloggiare la camera frontale, per ottenere così un rapporto screen to body del 90% e quasi tutto schermo frontalmente con un display abbastanza luminoso, ma soprattutto quello che è interessante, possono ridurre la luminanza fino a un minimo di 1.9 nits per consentirvi di risparmiare batteria quando ad esempio giocate al buio. Supporta anche la tecnologia HDR10, quindi un ottimo display rivestito con un vetro protettivo con curvatura 2.5D sui lati e inserito all'interno di un frame in metallo. Le dimensioni, considerate le cornici ridottissime, rimpicciolite, sono di 15,95 cm per l'altezza, 7,52 cm per la larghezza, lo spessore è di 8,13 mm per un peso di 198,5 grammi. Uno smartphone abbastanza compatto e leggero in considerazione ovviamente della categoria alla quale appartiene, quella degli smartphone da gioco che hanno di solito dimensioni e pesi superiori rispetto alla media. Abbiamo parlato del frame, ve lo mostro qui sulla sinistra, abbiamo un bottone dedicato all'assistente, un carrellino per SIM card, qui in alto c'è un forellino per il microfono con cancellazione del rumore. La cornice ha lo stesso gradiente che ritroviamo anche sulla cover, il bottone accensione, il bilanciere volume sul lato destro e sul fondo abbiamo una USB-C con fast charge da 33 watt, come vi avevo già anticipato, un jack da 3,5 mm e uno speaker, oltre al secondo forellino per il microfono con cancellazione del rumore. Questa è la cover, molto graziosa, con un gradiente che richiama quello del frame, in colorazione purple, ma c'è anche una colorazione Aurora White e un classico colore nero. C'è il logo IQ qui in basso e in alto c'è un sistema di tripla camera con un sensore principale da 12 megapixel Sony IMX363 con pixel abbastanza ampi e con una risoluzione di 12 megapixel. È un sensore che permette di ottenere buoni scatti anche in condizioni di bassa luce ambientale senza dover necessariamente ricorrere alla tecnologia di quad bayer come fa ad esempio il sensore Sony top di gamma da 48 megapixel. È dotato di autofocus dual pixel PDAF e ciascun pixel ha dimensioni di 1,4 micrometri. È abbinato poi a un sensore ausiliario grandangolare con un angolo di 120 gradi e risoluzione da 8 megapixel, apertura 2.2, ed ha un sensore da 2 megapixel per il riconoscimento della profondità di campo con apertura 2.4. Frontalmente invece abbiamo una camera da 16 megapixel con apertura 2.0. E visto che vi ho parlato del comparto fotografico, voglio mostrare anche il software fotografico. Questa è la modalità foto. Da questa icona possiamo andare ad abilitare la camera grandangolare oppure possiamo andare a utilizzare il sensore per la profondità di campo per arricchire le nostre foto di un effetto sfocatura. Possiamo abilitare l'HDR, hanno una tecnologia che chiamano Hyper HDR, la possibilità di scegliere il formato dell'immagine, altri settaggi qui di lato.
E poi ovviamente c'è la AI a bordo e abbiamo anche la possibilità di fare uno zoom 2x. La modalità ritratto, che ha una funzione beautifier abbastanza evoluta, vedete quante impostazioni possiamo andare a selezionare per migliorare il volto del soggetto. E grazie all'AI questo smartphone è anche capace di distinguere se stiamo riprendendo un uomo o una donna, adattando la funzione beautifier a seconda del sesso del soggetto. C'è anche una modalità Super Night View 2.0, una tecnologia che va a scattare più foto per combinarle e realizzare foto più luminose anche con scarsa luce ambientale. E una modalità video, vediamo che risoluzione raggiungiamo, arriviamo a massimo di 4K con un frame rate di 30 frame al secondo. Anche nella modalità video possiamo fare lo zoom oppure possiamo ricorrere al sensore ultra wide angle. E qui all'interno della voce more vediamo ci sono altri effetti e altre tipologie di scatto che possiamo andare ad effettuare. Quindi una camera abbastanza completa, anche se non proprio al vertice attualmente del settore, perché per quanto sia importante avere un comparto fotografico all'altezza, comunque questo è uno smartphone orientato al gaming e quindi punta tutto sulle funzionalità legate proprio al gioco. E c'è ad esempio Game Magic Box Game Space 2.5. Con uno swipe qui dal basso possiamo accedere allo Shortcut Center e abilitare o disabilitare la modalità Ultra Game Mode, e c'è anche un assistente di gioco, oltre a una tecnologia che hanno chiamato Multiturbo 2.0. E infatti se apriamo un qualsiasi titolo di gioco, vedete, parte la tecnologia Multiturbo che va a compiere un'ottimizzazione del processore, della memoria, della rete. Una tecnologia che racchiude varie tecnologie al suo interno: Net Turbo, Game Turbo, AI Turbo, Cooling Turbo, quindi va a ottimizzare tutto il sistema per migliorare il frame rate e l'esperienza di gioco. E inoltre voglio mostrare che qui di lato abbiamo l'assistente di gioco che ci permette con un tocco di gestire le varie notifiche. Uno smartphone tutto indirizzato al gaming, perché al suo interno anche, questa è un'altra delle novità rispetto al Neo precedente, un motore di feedback aptici 4D che tramite la vibrazione renderà le vostre sessioni di gioco più coinvolgenti. Poi voglio mostrare che cosa c'è all'interno. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 855, 8 GB di memoria RAM LPDDR4X, ma c'è un minimo di 6 GB a seconda dei modelli, e uno storage che in questo caso è da 256 GB UFS 3.0, ma ci sono anche configurazioni da 128 GB o da 64 GB UFS 2.1. La batteria che alimenta il sistema ha una capacità di 4500 mAh e si ricarica con ricarica rapida da 33 W. Poi abbiamo un riepilogo anche dei sensori delle camere e la versione di Android è la versione 9, c'è FunTouch OS 9 con IQ Monster UI, e anche la Monster UI può essere abilitata proprio qui con un tocco. Vedete, c'è anche questo effetto grafico sul display quando lo andiamo ad attivare. Lo rifacciamo, vedete, c'è questo effetto fiamma che circonda il display e ci segnala che abbiamo abilitato la modalità Monster. Per raffreddare poi il processore e consentirvi di giocare con il massimo frame rate più a lungo, hanno utilizzato una pipeline con liquid cooling, quindi con raffreddamento al liquido. C'è vero liquido che scorre all'interno di questo tubo in rame, che aiuta a raffreddare il sistema per ridurre le temperature di 10 gradi sul processore per ottenere un'efficienza termica di 2-3 volte superiore. Ho soltanto dimenticato di parlarvi delle tecnologie di riconoscimento biometrico, perché abbiamo il riconoscimento del volto qui sulla camera frontale e anche un sensore per l'impronta digitale in display fingerprint.
ci aiutiamo magari con questa applicazione per le demo e vedete possiamo avere vari effetti per lo sblocco tramite impronta, selezioniamo quello che preferiamo e poi clicchiamo qui e possiamo fare il nostro sblocco con il riconoscimento del dito con il sensore ottico in display. Chiudo qui questa mia preview con il nuovo EQ Neo 855 da Shenzhen, è disponibile qui in Cina con prezzi a partire da 1998 yuan, 1 yuan in meno rispetto al Meizu 16T, che è il concorrente diretto di questo smartphone perché montano la stessa piattaforma Qualcomm Snapdragon 855, però tenete conto che la versione base con questo prezzo è soltanto disponibile online e ha anche uno storage un po' più lento rispetto alle altre configurazioni.